Altro video, altra performance. Allora, mazzo di carte, cuori, quadri, fiori, picche. Chiedo allo spettatore di dare un taglio per determinare un punto di partenza, anche due se vuole, e da lì andrò a dividere il mazzo esattamente in quattro parti uguali. Quindi farò quattro mazzetti da 13 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E qui ci sono le altre 13. Ora dovrà scegliere uno di questi mazzetti. 1, 2, 3, 4. Se esce 5 o 6 lo rilancio. È uscito 2. Quindi sceglie questo mazzetto qui. Ora vado a mischiare i rimanenti mazzetti, così, benissimo, e mi faccio indicare una carta di questo mazzetto. Mi dirà un numero da 1 a 13, però non la guarderemo subito, la guarderemo in un secondo momento. Allora, ho qui due dadi per scegliere un numero casuale. Lui sceglie la carta numero 5 più 1, 6. Ok? Ora io da queste carte cercherò una predizione, così come mi viene. Allora, dunque, secondo me la mia predizione potrebbe essere questa qua. Ora andiamo a vedere qual è la sesta carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il resto delle carte possiamo metterle via. Ovviamente erano tutte quante diverse, così come queste qui. Dunque, questa è la carta dello spettatore, questa è la mia predizione che andiamo a vedere. La mia predizione è una donna di quadri e la carta dello spettatore è la donna di cuori.